Raga, voglio provare il panificio Giorgis. Eccolo qui. Vediamo che c'ha pane, pizza, fritti e dolci. Ma grazie. Questa è una pizzetta bianca, io focaccetta con l'olietto sopra, la prima. Assaggiamo. Comunque gran bel forno, eh. Mi piace il suo panificio. Questo è molto buono. Fatto bene, bel impasto, questo letto sopra spacca. Di sottofondo sentite anche Bob. Poi ho preso, raga, la barese, questa a 2 euro. Non mi sembra male, eh. Poi ci manca un pezzo di pomodoro. Che? Come vi sembra, raga? Bella, bella, bella. Qui manca il pomodoro. Assaggiamo. Non so buona. Raga, è buonissima proprio. Vabbè. Mi sta a fissare. Non vedi sta barisina come spigna, raga. È da paura, oh. Vorrei farvi vedere la faccia di Bob come sta. Comunque, anche questa foto per la barisina 8 e mezzo. Poi ho preso questa pizzetta rossa. Bella romana. Guarda che bel pomodoro. Guarda che spettacolo. Alla fine mi devo sporcare tutto il pomodoro. Buona. Mangiare sta pizzeretta rossa è una goduria. È una goduria. Questa è da 10 per me. Pizzetta rossa da 10. Questa, raga, è di pollo, insalata di pollo. Guarda che spettacolo. Bella adesso, proprio buona. Buona, buona, buona. Guarda so che questa è bella croccante poi. Assaggiamo. Sanno, fai i panifici a Fiumicino, raga. Al prossimo assaggio. Un ottimo spuntino. Devo portare pure la macchina a lavaggio. L'insalata è buona, è fresca, si sente. Il pollo è spettacolare, la pizza c'è un bel crunchy, cotta bene. Io sto panificio gli voglio da un 9 e mezzo. Suo merita. Chiede Fiumicino Giorgis istituzione, passateci perché merita, raga. Ma non è che mi hanno chiamato, l'ho visto io di passaggio perché sono andato ad Arsena. Ho detto fermiamoci, proviamolo. E devo dire che è tanta roba, tanta tanta roba, raga. Poi è bello pieno, cioè non è che dici che non ce la mettono, l'insalata, il pollo, dei lati, non te inculano, non te fregano. C'è tante belle cose, raga, il pane e un capizza, ma non so, ci stanno le pizzette rosse, per esempio, sono quelle tipo a focaccia, quelle non mi piacciono a me tanto. Ma la pizza tanta tanta roba, raga. Dai, raga, un abbraccio. Intanto buona domenica a tutti.